questo quaderno è una delle cose più preziose che mi sono rimaste. È il quaderno dell'infanzia della signorina Clara. Non vi posso raccontare adesso la storia della signora Clara, ma è una bellissima storia, a molti l'ho raccontata. Potrebbe diventare o un film o un romanzo, perché la signora Clara era la mia grande insegnante di lettere di Pesaro, con la quale ebbi un rapporto particolare. Lei fu la prima che capì che io ero in qualche modo un artista. Io sono nato come poeta. Non vi sto a raccontare la storia, come si è conclusa. La signora Clara è morta già da 20 anni e io ho avuto da lei in eredità tutti i suoi quaderni, i suoi diari, ma li ho avuti dopo che lei era morta. È stata come una chiamata. E uno di questi diari, uno forse il più interessante, proprio della sua prima giovinezza, si è particolarmente rovinato in questo, chiamiamolo, incendio. Però si è salvato. E quindi io adesso voglio leggervi qualche cosa che lei scrive. 29 aprile 1929. Anima vagula, blandula, o anima, anima mia, che ti nascondi nel buio, anima che neppure io conosco ancora in tutta la tua interezza e che cerco invano di denudare. Dove sei? Dove sei? Che ti sento in me come una forza viva e possente, capace di sconvolgere o di cercare, e non riesco a vedere il tuo volto.